Questa è la storia di questa America, è una storia bellissima raccontata attraverso i filmati nei suoi social, però poi ha un esito purtroppo doloroso che è disordine nell'alimentazione, probabilmente anoressia o qualcosa di simile. Diamo il benvenuto al professor Davide Bennato, docente di sociologia dei media digitali all'Università di Catania. Buongiorno. Siamo qui per parlare della dipendenza, soprattutto dei più giovani, dai social, ma in particolare direi, professore, per quanto riguarda l'aspetto fisico. Ci si tiene, cioè, si diventa poi dipendenti da quelli per tanti altri motivi, forse, ma questo qua diventa, è il principale, vero? Allora, diciamo che per il tipo di studi che sono stati fatti su questo tipo di argomento, comunque le tecnologie digitali ancora sono un'opportunità prima che ancora che un pericolo, però ovviamente hanno innescato delle strategie di utilizzo, soprattutto dei modelli culturali, che se non negoziati con i genitori, con la famiglia e con la scuola, rischiano di diventare piuttosto preminenti. Uno di questi problemi è diciamo sì, l'alterata percezione del proprio corpo dovuta alle foto che circolano negli spazi digitali, siano esse modificate tramite le app con cui che lo fanno di default, I sì, filtri. bravissimo, i filtri di quei filtri che vengono a essere fatti, oppure vengono anche proprio modificate con delle app Modificati. specifiche per fare sembrare il proprio corpo in maniera piuttosto diversa. E online c'è tutta una campagna fatta anche da diversi influencer internazionali per far capire che quello che si vede nelle foto non è sempre la realtà, anzi vengono fatti anche proprio dei giochi per cercare di far capire come Per queste cose non sono, capire. per capire come c'è Però, questa differenza. tuttavia, come dire, l'effetto negativo c'è lo stesso. Certo, l'effetto negativo ce lo sento perché come spesso capita queste tecnologie risuonano il contesto culturale in cui si collocano, che è un modo, diciamo così, un po' articolato Per dire per che. dire che se c'è una famiglia che ha un tipo di attenzione esagerata e anche sovra, diciamo così, sovradimensionata nei confronti del corpo, ci possono essere anche delle percezioni alterate da parte dei ragazzi. Quindi non è mai una dimensione neutrale, non è mai solo l'oggetto in sé, ma l'oggetto in sé, l'utilizzo che si fa dell'oggetto e della tecnologia in questo caso, si porta appresso fondamentalmente un certo tipo di atmosfera culturale in cui si è È il immersi. contesto dove uno sta. E quindi vabbè, qui riguarda anche le famiglie, cioè, ma lasciamo stare per un momento questo. Che effetti si possono avere? Allora, la cosa più classica in assoluto è una percezione, come si vede anche nel filmato, che è una pubblicità internazionale, è la percezione, diciamo così, del proprio corpo come non adatto. Solo che questa categoria di non adatto può essere declinata in maniera molto diversa: troppo magro, troppo grasso, troppo alto, troppo basso, il naso troppo grosso, le orecchie troppo a sventola. Cioè, sono tutta una categoria, diciamo così, di modelli estetici, spesso anche molto, diciamo così, assolutamente arbitrari, nel senso che in realtà non esistono nei Ma chi social, lo ma decide vengono a essere. chi Esatto, non lo decide decide, se uno è esatto. troppo? Ma infatti negli ultimi tempi c'è una, soprattutto nei preadolescenti e negli adolescenti, c'è una sensibilità nei confronti diciamo così, della diversità, quindi c'è anche un'accettazione maggiore di corpi non conformi a un determinato standard Sì, anche molto nella moda si formale. sta Esatto, cercando muoversi in di questa direzione. sfatare questa specie di idea. Però l'effetto principale è questo, entriamo in un campo anche, come dire, medico-psicologico, riguarda le malattie, le disfunzioni Certo. nell'alimentazione, è vero, Sì, professore? questo è vero, perché di solito in alcuni contesti è il modo più facile per manipolare il proprio corpo. In altri contesti, per esempio, si usa molto la palestra, in altri contesti culturali. Però ovviamente di solito nei confronti dei soggetti femminili, e non solo nei soggetti femminili, comunque la dimensione delle malattie legate ai disturbi alimentari è predominante. Non c'è ben chiaro, diciamo così, non si è ancora ben compreso quale sia il ruolo specifico delle piattaforme digitali, perché ovviamente i messaggi che arrivano sono molto diversi e molto diversificati. Però il fatto che siano aumentate ovviamente è sotto gli occhi di tutti. E succede anche ai maschi, è vero, Sì, diceva. non c'è più questa distinzione di genere fra. Una volta banalmente non si diceva che non sia una questione per ragazzi, invece adesso non è assolutamente così, nel senso che anche ci sono casi di ragazzi che sono coinvolti in questo tipo di, diciamo così, disforia di proprio corpo, cioè hanno una percezione alterata del proprio corpo. Ma qui leggo addirittura statistiche impressionanti, si stima che la salute mentale di un giovane su due sia a rischio proprio per questi processi, diciamo, non controllati, soprattutto dalla famiglia. Allora, le devo dire la verità.
Quando leggo questi comunicati stampa, queste fatte da grandi comunque associazioni di ricerca di psichiatria, io di solito faccio il ragionamento del punto di vista di chi ovviamente si concentra sugli aspetti negativi, nel senso è come se io andassi a fare la patente concentrandomi solo unicamente sugli incidenti stradali, e io ovviamente se mi dovessero insegnare a guidare la macchina facendo vedere prima tutti gli incidenti stradali non sarei tranquillo nel prendere la patente. Quindi questo qua, diciamo così, è un punto di vista molto specifico. Il problema c'è, non lo stiamo negando, il problema esiste, però bisogna stare molto attenti a non sovradimensionare anche aspetti che magari possono essere rubricati come comportamenti psicologicamente alterati, quando in realtà sono semplicemente adattamenti ad un contesto che sta diventando sempre più ricco di stimoli e sempre più ricco di tecnologie. Bisognerebbe, come dire, curare e introdurre altri, come dire, contributi all'autostima, che l'autostima non è l'identificazione del proprio corpo, forse. Sì, no. Allora, questa è una cosa secondo me fondamentale, nel senso che far capire ai ragazzi, qua non sto più parlando come docente, ma sto parlando come genitore. Capiamo. Bisogna far capire ai ragazzi che il mondo che loro vedono nei social è un mondo fondamentalmente fittizio, perché si fa la foto al momento giusto, si utilizzano le app di modifica, eccetera, eccetera. Sapere che comunque la propria identità è un'identità che ha un valore di per sé stessa, anche in un'ottica più ampia, deve essere considerato il valore principale. E se si educa questa direzione, la capacità di pressione che hanno i social o comunque anche gli amici attraverso i social è molto molto più contenuta. E le campagne possono servire come quella Il costo della bellezza con Aurora Ramazzotti, cioè... Queste campagne aiutano a sensibilizzare, cioè nel senso fanno capire che c'è questo problema e non bisogna sottovalutarlo, e poi come tutte le campagne ha bisogno di essere calato in uno specifico contesto familiare o culturale. Certo, e l'età di solito in cui questo è più acuta questa manifestazione, tra 11-17, vero? È perché è la fase in cui si comincia a costruire la propria identità, cioè quando si comincia, è la preadolescenza e l'adolescenza, cioè quando ancora non si sa bene chi si è e si cercano dei modelli a cui fare riferimento. Se i modelli sono sani, l'educazione fa tutto il resto. Se i modelli non sono sani, ovviamente ci possono essere dei problemi. Quindi sicuramente la fascia delicata per tenere, non dico sotto controllo, ma sotto sorveglianza alcuni tipi di comportamenti, a questo punto di vista secondo me è la cosa da considerare. Quindi professore, lei che cosa suggerisce? Suggerisce di, come dire, controllare l'uso dei social in famiglia, limitarlo del tutto? Allora, bisogna avere un rapporto sano con le tecnologie digitali, quindi non lasciare i ragazzi e le ragazze da soli davanti a queste tecnologie, cioè utilizzarli anche come strumento di dialogo, di confronto, perché comunque anche i genitori possono imparare qualcosa di interessante. Come no, si possono fare delle ricerche interessantissime per imparare un po' di cose, soprattutto fare i selfie in maniera particolare, ricordarsi delle cose, esatto, che avevi lasciato alla scuola. Quindi secondo me non utilizzarlo come uno strumento di separazione, come la porta della stanza chiusa che non può più entrare, ma diventarlo come un oggetto transizionale, cioè lo usiamo per parlare, per confrontarci, però per restare il padre, la madre, genitori e figli. Ecco, questo loro lo consentono. Le nuove generazioni, diciamo che hanno cominciato a cambiare l'atteggiamento dei confronti dei genitori, quindi il genitore amico non funziona mai, però il fatto che si possano utilizzare invece i genitori interlocutori, che non hanno tutte le risposte ma provano a negoziare la tecnologia con i ragazzi, questa invece è una strategia che funziona. A che età si può cominciare a essere un po' più tranquilli nell'uso della tecnologia digitale, social? Se lei mi permette di fare una battuta, la risposta è mai, perché io sono in gruppi Facebook di miei coetanei dove non vorrei, mi pento di essere centrato. Volendo fare invece un discorso un po' più ampio, secondo me già quando siamo nell'ambito dei 18-20 anni l'identità ha già una sua fisionomia e già il modello culturale si è interiorizzato. Belli grandi, professore. Belli grandi, diciamo. Sì, no. Prima non sono. Secondo me bisogna mantenere un minimo, non dico di monitoraggio, ecco, cioè monitoraggio. Utilizzarlo come uno strumento di confronto. Questo coinvolge la scuola a questo punto. Coinvolge lo scuola assolutamente. Cioè la scuola, ci sono scuole che stanno lavorando in questa direzione. C'è un grande dibattito su questo, è inutile di nasconderci. Sì, no. Ecco, lei, la sua opinione qual è? Dunque, la mia opinione è che non bisogna utilizzare il cellulare come se fosse la nemesi di qualunque comportamento educativo. Se integrato in un processo educativo, il cellulare può essere una grandissima risorsa per produrre contenuti, per produrre relazioni, per fare ricerche, come prima si diceva. Perfetto. L'importante è non lasciarlo solo alle fasi di intrattenimento, perché ovviamente un ragazzo quando ha questa roba in mano non ci pensa a fare delle cose che siano molto più serie di una ricerca su divertirsi. Ma io ci sono psicologi come Crepei che dicono che bisognerebbe insegnare certe volte a noi genitori a fare i genitori. Per esempio, io vedo ogni tanto che quando qualcuno frigge,
vigna, i genitori gli danno il cellulare. Ma questo credo che sia veramente la nemesi di qualunque tipo di rapporto genitoriale, nel senso che è la sconfitta proprio, cioè stai abdicando al tuo ruolo di genitore dandolo ad un artefatto. Ovviamente non sto dicendo che non si possa fare, però utilizzarlo come un ciucciotto, mi passi la metafora, cioè come l'unico modo per silenziare un figlio, soprattutto quando sono in tenerissima età, non è il modo migliore per avvicinare un modo sano di utilizzo di questi strumenti. Certo, è molto importante che lei lo sottolinei, professore, ma naturalmente poi tocca a ognuno di noi assumersi la responsabilità di quello che fa. Grazie al professore per essere stato con noi, Davide Bennato, che insegna sociologia dei media si dice media o media? Come dite io voi? Preferisco la versione latina. Media. Allora, dei media digitali all'Università di Catania. Grazie ancora, facciamo una breve pausa, poi parleremo del successo del Bellini Context. State con noi, buongiorno Sicilia.